Un settimo a caso. Era questo il numero, sì. Prendete questo numero, moltiplicatelo, chiamatelo M, moltiplicato per 2. Quando viene? Numero pari. Quanto viene? No, che vengo due. Ma sono chiaro io quando parlo, parlo un'altra lingua. 2800. No, 2, 8, 5, 4, 7, 1, 4. No, stavolta è corretto. 285.714. 3M. M. 5M. M. 6M. Ci siete arrivati o volete spiegare? Sì, ci siamo stessi. Si aggiunge 7, c'è uno. No, non si aggiunge niente. Girano, sono le stesse cifre che girano. Qua ho spostato 14 in fondo. Qua ho spostato il 4 in cima. Qua ho spostato il 571 in cima. Qua ho spostato il 5 in fondo. Qua 85 in cima. 7M. È l'unico numero che gode di, insomma, quelle, di queste proprietà. Vabbè, uno sfizio matematico. Ok, adesso vediamo un altro esercizio di probabilità. Questa probabilità la dobbiamo calcolare in maniera, possiamo calcolarla, vediamo, facilmente in maniera approssimata, poi con un po' di fatica in più e usando anche l'analisi la riusciamo, o per meglio dire il principio di induzione, si può calcolare anche in maniera esatta. Allora, l'esercizio è questo qui. Un tizio ogni sera, cioè, sta mettendo dei soldi da parte, che ne so, per comprare una, per comprare una lavatrice, un computer, quello che fa. Insomma, una cosa che costa più, che costa più di 100 euro. 100 euro. Allora, lui c'ha sempre delle monete in tasca, perché arriva a casa sempre con un po' di monete in tasca. Allora ha deciso che ogni sera lancia una moneta, se esce testa nel salvadanaio ci mette la moneta da 1 euro, se esce croce nel salvadanaio ci mette una moneta da 2 euro. Quindi il primo giorno, allora chiamo giorno N, S di N. Allora, il primo giorno S di N può essere compreso tra 1 e 2. O è 1 o è 2. È sempre un numero intero. Il secondo giorno S di N è compreso tra 1 e 4. Scusate, questo è S di 1. Questo è S di 2. In generale, quando arrivo al giorno N, S di N sarà compreso tra N e 2N. Quindi lui sa, lui deve arrivare, mettiamo, a 300 euro. Allora S di 2 può essere tra 2 e 4. Tra 2 e 4, sì, scusa, ho sbagliato. A fine mese migliorerà. A fine mese c'era tra 30 e 60 euro da parte, milionari. Mi sembra un'evidente esagerazione. Ok, la domanda però qual è? Qual è la probabilità che in un certo giorno nel salvadanaio ci siano esattamente 100 euro? Cioè, state creando una successione, no?
La successione è non infinita, quando arriva a 300 mi fermo. Però i 100 li passate. La domanda è, questa successione, no? Per esempio, ci stanno 7 euro, da 7 posso fare 8 oppure 9. Se salto 8 vuol dire che per 8 non ci sono passato. La domanda è, questa successione per il numero 100 ci passa o no? O meglio, qual è la probabilità che passi esattamente per 100? Qual è la probabilità che, diciamo, la successione passi per 100? Diciamo che esista n passi, lo scrivo qua in maniera più precisa matematicamente, esista n tale che s di n uguale 100. Se lo scrivo così è preciso, quindi non potete equivocare. Oh. Allora, ragionare su questo esercizio è molto istruttivo proprio per cercare di capire la definizione stessa di probabilità, il concetto stesso di probabilità. Ci sono vari approcci alla probabilità, l'approccio, diciamo, assiomatico matematico, l'approccio frequentista che è quello fisico, altri approcci, per esempio gli economisti definitti. Insomma, cose teoriche che non mi interessano. Però vediamo la controparte pratica. Insomma, voi dovete calcolare questo numero. Possiamo arrivare intuitivamente. Se fai i ragionamenti corretti, sì. Al giorno 50 la probabilità tra 50 e 100. Allora, cominciamo a dire che le probabilità esprimono un grado di confidenza che viene espresso in percentuale e quindi le probabilità sono sempre comprese tra 0 e 1. Cioè, quando io dico che la probabilità è il 23%, sto scrivendo che la probabilità è 0,23. L'evento certo, la probabilità vale 1, l'evento impossibile, la probabilità vale 0. Quindi che una probabilità sia fuori di questo intervallo non esiste. Allora, cominciamo a dire. Allora, di fronte a un esercizio del genere, come dovete ragionare? Vediamo un po' se qualcuno ha delle idee, perché se lo dico io poi lo dico come acqua fresca. Se lo pensate voi, allora è chiaro che così com'è l'esercizio, almeno per voi in questo momento, è difficile da risolvere. Però che poi il 100 e pari è molto più probabile, perché comunque si è più probabile, sì, perché comunque non lo so. Poi vedremo, sì, ci stanno. Ci sarà una piccola differenza di probabilità tra i pari e i dispari, però non mi ricordo a favore di. Vedremo che la probabilità di passare per 99, di passare per 100, la differenza sarà insignificante. Ma proprio insignificante, non mi ricordo neanche a favore di chi è. Vabbè, in generale, comunque 1, 2, 3. Allora, la probabilità di passare. Vabbè, lo sto a dire. Allora, cominciamo a dire, qual è la probabilità di passare per 1? Allora, la probabilità di passare per 1. Allora, la probabilità di passa per n con probabilità, chiamiamola P di n. Allora, P di 1 è uguale a 1/2. Perché il primo giorno o ci mette un euro
allora c'è il passato. O ce ne mette due, non c'è il passato e non ci passa più. È chiaro fino a qui? Quindi la probabilità di passare per due adesso qual è? 50%. Ah, o un euro nero o voglio sapere qual è questa probabilità. Se faccio un 2 se più di 1 può partecipare, sì sì sì, però se fa 1 3 non ci passa. Un quarto qual è? La probabilità di fare 1 3. E allora la probabilità di passare per 2 qual è? 3 quarti. Allora, se passa per 1 c'è passato. Scusate, se passa per 2 c'è passato, 50%. Se passa per 1, in quel 50% dei casi, può ancora passare per 2 nel 50% di quali casi? Allora, io 1 2, quest'albero lo finisco qua. Questo qua conta 50% perché c'è passato, poi che fa 3, 4, 5. Adesso questo qua fa 2, 3. Questo conta un quarto. Questo conta un quarto. 2 quarti, più un quarto, 3 quarti. La probabilità di passare per 3. Stavolta devo espandere anche questa foglia qua. 2, 3, 4 e poi devo espandere di nuovo questo 2, 3, 4. Allora, queste sono le foglie in quarti. Quanti quarti passano per 3? 2. Poi qua ce n'è un altro. Quanto vale questo? Un ottavo. Quindi 2 quarti, 4 ottavi più un ottavo, 5 ottavi. E poi dovremmo continuare così, però prima che arriviamo a 100 ce ne stati. Quindi come vedete non è la mezz'ora che si perde quello che fa la differenza, perché se dovete fare esercizio a mano perderete un'ora e mezza. E cercate di capire quello che si serve. Se c'è un modo, adesso il matematico si mette e dice no, ma devo trovare un modo di calcolare sta cosa. Però la cosa interessante è che a parte il modo matematico, che non è ancora proprio diciamo intuito, diciamo non si può ancora intuire benissimo, ci sono altri modi di intuire la cosa che conducono a una risposta quasi esatta, anzi ci aiuteranno anche a formulare la risposta esatta. Allora, vediamo un po'. Il problema è dovete ragionare. Allora, mettiamo che io faccio questa cosa per 100 volte, no? Per 100 giorni. Quanto ci sarà nel salvadanaio? Occhio e croce. Tra i 100 e i 200. Questo lo sapevamo. Ma secondo te è uniforme la probabilità che siano 200? Cioè, la probabilità che ci sia 100 è uguale alla probabilità che ci sia 150 che è uguale alla probabilità che ci sia 200? Oh, è molto più probabile 150 che 100 e 200. Cioè, gli errori si andranno a compensare in parte. E questo poi lo vedrete in probabilità. Quindi ragioniamo in maniera brutale. Supponiamo che ci sia 150. Diciamo che è molto probabile che ci sia tra 140 e 160. Ma supponiamo che ci sia esattamente 150. Ora, quella successione che è arrivata a 150, tic 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 tic, per quanti numeri è passato? Per quante caselle è passato? Io ho detto lo faccio per 100 giorni. Alla fine di ogni giorno avrò una somma diversa. Per quante caselle è passato? Per quante somme è passato? Prima di arrivare.
100. Ogni giorno c'aveva una somma diversa. Quindi di quei 150 numeri, quanti ne ha coperti la mia successione? 100. Quindi, allora qua ci vuole una come dire, un'intuizione. Ma secondo te, quando le cose si mischiano e appunto devo passare per un numero grande tipo 90, 100, 200, ma la successione si sta a ricordare la condizione iniziale, cioè voglio dire, secondo te la probabilità di passare per 200, la probabilità di passare per 201 è significativamente diversa o è la stessa? A occhio e croce qualcosa mi dice che è quasi la stessa. Allora se succede, ma se lo faccio su 1000 sto ragionamento, starà 1500 e ne avrà coperti 1000 e il rapporto fa sempre 2 terzi. Allora P di n per n grande sarà circa 2 terzi. E questo non è intuitivo. Se io vi chiedevo all'inizio qual era la probabilità, dicevo che la risposta era semplice, mi diceva tutti un mezzo, mi diceva 2 terzi, perché gli diceva passa o non passa. Chiaro? Invece la probabilità se n è grande è circa 2 terzi. Allora, prima di quella esatta è una, diciamo, una leggera correzione rispetto a 2 terzi. Ora vediamo qual è la correzione da apportare. Però, prima di vedere questo, e quindi prima di ragionare in matematica, diciamo in analisi col principio di induzione, ragioniamo come farebbe un fisico o un economista. Un fisico cosa farebbe? Farebbe una... no, o anche un fisico, un ingegnere, un informatico, cosa farebbe? Allora, un fisico prenderebbe sta moneta, la lance, oppure creerebbe un esperimento che fa la stessa cosa, lo fa andare 100 volte, 300 volte, vede che su 300 volte, 200 c'è passato, circa 200 volte è passato per 100, e quindi direbbe che la probabilità è circa 2 terzi. Un ingegnere o un informatico, che farebbe? No, farebbe una bella simulazione al computer, e quindi quella non la fa girare 200 volte, ma la farebbe girare 1 milione di volte o 3 milioni di volte, e vedrebbe sempre più preciso. Fermo un attimo, più preciso fino a un certo punto, più preciso fino a un certo punto. No, c'è un altro problema. L'oscillazione, più casi fai meglio è. Ci sono due problemi. Il fisico deve fare un modello che si attagli esattamente alle ipotesi. Cioè tu vuoi ricreare questo esperimento, devi fare un esperimento che rispetta esattamente le ipotesi che, diciamo, le condizioni che tu hai posto. Come lo fai con la simulazione al computer? Vediamo un po'. Fai il programma. Non mi interessa che tu scriva un programma in codice corretto, mi devi dire quali sono i passaggi che deve fare questo programma. Allora, programma, la somma è uguale a 0, poi che sorteggi? Come si fa il sorteggio? Se A1, B2, random. Ah, funzione random. Ma quale casuale? Aveva un botto in testa, vieni subito. Non è casuale manco per niente. È pseudo casuale. Molto pseudo e poco casuale. Allora, e ci sono teorie qua dietro. E ve l'ho già detto che quando andate a giocare la macchinetta di fronte al bar, quella là gira e il coso casuale non è casuale, è pseudo casuale. Quindi avere un generatore di numeri casuali che si comporti correttamente non è un compito da niente. I generatori che stanno attualmente nei computer fanno quasi tutti scritti. E con ciò sono molto migliori dei generatori di 30 anni fa. 30 anni fa praticamente successe. Oltretutto, se per caso succede che la funzione random, siccome quella è pseudo casuale, una volta che hai calcolato un elemento, quelli successivi sono determinati, se il seme iniziale è lo stesso,
tutti quelli successivi saranno uguali. Allora, capitò in un torneo di bridge che uno riconobbe le carte. Io pure giocavo a bridge, ma io non mi ricordavo le carte, ci giocavo la sera prima. Uno si ricordava che 2 anni prima aveva avuto le stesse carte. Allora disse, se mi è venuta questa mano qua, la mano successiva uguale. E si ricordava pure quella della mano di prima di 2 anni fa. E disse al suo compagno, se alla mano seguente ti vengono queste carte, gioca così, perché si ricordava pure che giocando nella maniera giusta ottenevo un risultato. È successo veramente. Sì, perché quando vai a torneo, chi si mette a fare... Allora, siccome il torneo di bridge devono giocare tutti con le stesse smazzate, chi si mette a fare le smazzate? Che ti metti a prendere un mazzo di carte e a mischiare così? Siccome ci sono 24 board, 24 astucci da preparare, si prende, si fa fare la cosa al computer, poi tu guardi quello che dice il computer, dividi le carte di ogni mazzo e le infili negli astucci in maniera tale da farle giocare ai giocatori. I giocatori poi le rimbussolano, perché anche quelli del tavolo successivo devono giocare allo stesso modo. Cioè le fanno vedere, ma non le mischiano, le mantengono. Quindi, almeno in un caso nella storia, ma in molti più casi, la funzione random del computer ha fallito. Quindi non era una cosa... Però diciamo, per questo scopo qua andrebbe benissimo. Però ci sono dei casi più delicati dove, attenzione a usare un generatore pseudo casuale, può essere una cosa giusta, può essere una cosa... Poi la cosa è quasi complica, ma poi andiamo sul tecnico, non è il caso, siamo in corso di analisi. Ok, torniamo a noi. Allora, il concetto però di simulazione è giusto, nel senso, supponete che io voglia calcolare l'area di questo oggetto qua. È un oggetto contenuto nel quadrato 01 cartesiano 01. Dividiamo in settori. Sì, ti puoi mettere a fare tutto quello che vuoi, però qua c'è il problema che la punta della matita c'è uno spessore, insomma non si riesce a fare tanto. Questo oggetto qua lo puoi dare con dei vincoli matematici. Allora, questo qua, per esempio, puoi una certa disequazione minore o uguale di 1, lo vuol dire che stai dentro. Un'altra disequazione maggiore di, la stessa disequazione maggiore di 1 significa che stai fuori. Ok? Aspetta, che fai? Tu estrai un punto a caso. Come fai? Prendi una coordinata a caso tra 0 e 1, funzionerà, una coordinata a caso tra 0 e 1 e ottieni questo punto qua. Il computer verifica la disequazione e ti dice fuori. Poi lo fai un'altra volta. Lo fai con 1000 punti. Diciamo che questi 1000 punti, per come tu hai estratto le cose, se la funzione random è fatta correttamente, pseudo casuale è fatta correttamente, tutto quanto, avranno, facciamolo con 1 milione di punti, dovrebbero avere una distribuzione, dovrebbe essere una nuvola uniforme, quindi non più al centro, dovrebbe essere uniforme. Supponiamo che effettivamente tu lo fai visualizzare e ottieni effettivamente anche visivamente un livello di grigio uniforme, però il computer ha risposto che su 1 milione di punti 473.000 stanno dentro e 527.000 stanno fuori. Qual è l'area di quell'oggetto? Circa 427.000 è la somma di 2, no? Ho detto che erano 1 milione. 473.000 diviso 1 milione, cioè 0,473. L'area del quadrato è 1. Sì. Se questo prende il 47% rotti dei punti, ci avrà un'area del 47% rotti dell'area totale, circa. Poi si può anche valutare lo scostamento, l'errore che stiamo facendo. Questo concetto semplicissimo è alla base di tutte le simulazioni che si chiamano fatte con metodo di Monte Carlo. Tu fai la simulazione al computer, vedi, misuri probabilisticamente una certa quantità. O
oddio, non è un, è un metodo un po' rozzo, perché comunque per arrivare a convergenza, questo qua, diciamo, per arrivare ad avere un errore piccolo devi fare molte, diciamo, 10 alla 6 manco vabbè, insomma, 10 alla 6 ci avrai un'incertezza sulla seconda terza cifra decimale. 10 alla 12, se lo fai 10 alla 12, però hai 5-6 cifre decimali. 12, a me mi interessano solo 5-6 cifre decimali, più i cifre decimali non mi interessano. 10 alla 12 per un computer significa faticare, che ne so, mezz'ora per fare 10 alla 12 calcoli di questo tipo, o anche 3 ore, che me ne importa, tanto fatica il computer, mica io. E quindi, diciamo, ti scrivi il programmino e lo fai fare al computer. Va bene? Piuttosto che metterti in pazzia a fare un integrale o un'altra cosa che ti potrebbe riservare più difficoltà. Ok, allora, se lo facessimo col nostro problema, troveremmo che la risposta è circa 2/3. Questo si chiama approccio frequentista. Però per avere l'approccio frequentista io devo poter ripetere l'esperimento tante volte con le stesse probabilità, cioè non è che voglio dire, non è l'approccio frequentista non lo può fare per la partita Arsenal-Napoli, perché non ne fai un milione di partite Arsenal-Napoli, e se le fai la prossima volta non è la stessa cosa di prima, ogni volta cambia, cambiano quelli infortunati, cambiano diciamo le condizioni. Nel 10 anni fa, vabbè, no, non ci sta la salita, però diciamo tra, che ne so, tra 3 anni magari il Napoli sarà più forte dell'Arsenal e così via. Per fortuna non sono del Napoli. Allora, comunque, capito? Quindi ci vuole un esperimento di questo tipo, cioè il fatto che io possa ripetere l'esperimento. Se lo posso modellizzare con una, qualcosa che posso far girare sul computer, cioè creare una simulazione al computer, se la simulazione è fatta bene e se anche altre condizioni vengono soddisfatte, allora diciamo lì il problema è che la simulazione deve essere fatta bene al computer e che magari non ci devono essere problemi nel far girare, nell'usare i numeri pseudo casuali in quel caso lì. Però l'approccio tutto sommato ha una certa validità. C'è un altro approccio prima di arrivare a quello matematico. Qual è l'altro approccio? L'altro approccio è quello dei bookmakers, quello che diciamo sostiene De Finetti, insomma. De Finetti è un economista italiano, anche probabilista, che insomma è stato importante per il periodo della pandemia. Cioè lui dice: a me basta che tu mi scriva che la probabilità di A, la probabilità di omega meno A, la somma faccia 1, poi il resto la stimala tu, fino a che non è in evidente contrasto con i risultati, va bene. Cioè nel senso che dice stamattina, cioè un'ora fa, abbiamo fatto l'altro esercizio. L'altro esercizio, 12 hanno detto di sì, 18 hanno detto che no. Se ci attenevamo a quel discorso, allora la probabilità doveva essere del 12 su 30, 40%. In realtà si è visto che era di più. Però lui dice, tu mettici i soldi sopra, cioè vai a scommettere, cioè uno che deve, una cosa è che parlavamo così per alzata di mano, una cosa è che dovete scommettere 100 euro. Sì, anche lì la prima volta, anche se una parte non ci scommettete, l'altra parte magari sbagliava la prima volta, ma la seconda volta si ricordava che aveva perso dei soldi, quindi piano piano, insomma, ci sarà un... Poi se gli scommettitori sono molti, gli scommettitori irrazionali si dovrebbero in qualche modo cancellare, perché chi... E quindi in qualche modo ci sarà un motivo se le quote, che ne so, andiamo a vedere le partite di domenica, della partita, che ne so, prendete una partita
che abbia un esito più o meno scontato, se le quote sono in un certo modo, no? Vabbè, il Napoli aveva perso con l'Arsenal, però domenica c'è cioè Napoli-Livorno, mi pare. Allora, non credo che le quote siano a favore della vittoria del Livorno. Ci sarà un motivo per quello. Quindi De Finetti dice, fino a che non c'è una contraddizione evidente, va bene, il mercato poi si regolerà da sé. Anche perché dice, come fai tu a ricreare, mo mettiamo, se uno dice, la probabilità che prima della fine dell'anno ci sia la guerra in Siria? Speriamo che sia zero. Secondo, come fai a ricreare un domani la stessa condizione per cui stiamo ragionando adesso? Non esiste passa una volta quell'evento là, non è più. Quindi l'unica cosa che puoi fare è scommettere, però se scommetti devi essere coerente, cioè, se tu ritieni che una certa probabilità sia un tot, la probabilità dell'evento opposto è essere 1-8 e poi da lì devi partire. Comunque, tutti questi, in questo caso, che diciamo la simulazione è ripetibile, se noi creassimo tutto un sistema di allebratori, dopo un po' vedremo che le quote si stabilizzerebbero intorno alla probabilità corrispondente alla probabilità di 2/3. Perché? Perché la gente vede che se scommette 50 e 50 ci perdi i soldi. Allora perdono i soldi quelli che dicono che non ci passa, perché passa per più della metà dei valori. Quindi a un certo punto scommetteranno di più sul fatto che passa, e quindi automaticamente vedremo che le probabilità, le scommesse si ripartiranno in maniera tale, diciamo, vedremo che quando le quote corrisponderanno a una probabilità di 2/3 e 1/3, allora gli scommettitori si ripartiranno uniformemente. Rimane il fatto che noi lo dobbiamo calcolare matematicamente. Qual è il problema? Matematicamente, a parte il problema di fare i conti, quello è tecnica. Però il problema vero è se esista una cosa di questo genere, cioè quello veramente la sera va, veramente lancia la moneta, e al 50% veramente ogni sera sta, non ha un difetto di lancio per cui la moneta casca sempre allo stesso modo, eccetera, eccetera. Però modulo questo, una volta che abbiamo definito il problema in maniera esatta, adesso dobbiamo fare i conti. Allora, noi abbiamo identificato che la probabilità dovrebbe essere circa 2/3, almeno se n è grande. Allora, per vedere quant'è la vera probabilità, andiamo a riscrivere questi numeri come 2/3 più qualcosa. Un mezzo quant'è? Se ci fate caso è 2/3 meno 1/6. 2/3 è 4/6, 4/6 meno 1/6 fa 3/6, che fa 1/3. 3/4 che cos'è? È 2/3 più 1/12. Provate, moltiplicate 4 fa 8/12, 8 più 1 9, 9/12 fa 3/4. Questo è 2/3 meno 1/24. Moltiplicate per 8, 16, meno 1 fa 15, 15/24, semplificate viene 50. Qua è meno, qua è più, qua è meno. Oh. Adesso vediamo un po' se mi riuscirà a dire chi è PDN. È più una cosa precisa, meno 1 alla n. No, questo non è più o meno, questo è meno se n è dispari, pari e più, dispari e meno. Meno 1 alla n mi dà i segni alterni. Qua che ci devo mettere? N. No. 6, 12, 24, 48, quando è? 2,
Questa è tecnica, però non la sapete. Ma scusate, ma quale 2n più? Da qua a qua che fa? Il denominatore. E qua? Raddoppia un'altra volta. Allora, una cosa che raddoppia sempre non è 2 per n, ma è 2 alla. Oh! Se n è uguale a 1, questo fa 2, e allora non si trova. Che ci dovete mettere? 2 alla n farebbe, invece di fare 6, 12, 24, farebbe 2, 4, 8. Oh, per 3. Allora, vedete che se ragionate correttamente ci arrivate. La formula che interpola quelli lì è quella lì. Ah, il problema è adesso abbiamo la formula. Allora, innanzitutto questa formula è corretta. Però dobbiamo dimostrare. Allora, vediamo un po'. P di 100 quant'è? È 2 terzi più 1 fratto 3 per 2 alla 100. Quindi la probabilità di passare per i pari è un po' di più, non un po' di meno. Ah, tu hai detto un po' di più. E però di qua? 3 per 2 alla 100 quando fa? Allora, 2 alla 100 quando fa? Ma insomma, allora, voi informatica non avete capito niente. 2 alla 10 quando fa? Ah, e lo sai, cioè 10 alla 30. 2 alla 100 quando fa? Circa 10 alla 24 alla 10. Cioè 10 alla 3 alla 10, cioè 10 alla 30. 10 alla 3, sì. Ah, 10 alla 3. Quindi quello è circa un po' di più di 3 per 10 alla 30. Diciamo 10 alla 31. E poi c'è un po' di effetto. Quindi, qual è la cifra che si va a modificare, la probabilità? La 31esima cifra? Quindi quello è 0,666666. La 31esima cifra decimale ci sarà 7, oh. No. Capirai la differenza. Ok? Ok, fino a un certo punto, perché la formula non l'abbiamo ancora dimostrata. Ah. Allora, qual è? Allora, qual è il problema? Noi dobbiamo trovare, invece di chiamarla P con N, chiamiamo P di N, chiamiamola P con N, che è più agevole. Allora, qual è la relazione tra P con N e P con N più? Io dico che questa relazione è 1 meno P con N più un mezzo di P con N. Adesso cercate di capire perché P con N era la probabilità di passare per N. Che ci sta scritto qua? Se non passa per N, qual è l'unico modo di non passarci per N? No. Qual è l'unico modo di non passare per 100? 99 101. Allora, se non passa per 100, deve passare per 101. Allora, qua c'è scritto che se non passa per n, deve passare per 100, per n più 1. Quindi tutta la probabilità che non passa per n, cioè 1 meno p con n, la devi prendere tutta qua. Perché se non ci passa per n più 1 ci deve passare per forza. Ma se passa per n, vuol dire che era arrivata a n. A questo punto metti l'euro o ne metti 2, metà dei casi passi per n più 1 e metà dei casi no. Quindi qua c'è scritto che in tutti i casi che non passa per n, passa per n più 1, questa è la verità. Poi se passa per n invece, nella metà dei casi passa ancora per n più 1. Avete capito il ragionamento adesso? Questa è la relazione. Quindi,
sommando trovo che Pn più 1 deve essere 1 meno un mezzo pi con n. Semplificando. Adesso sostituisco questa formula. Allora, innanzitutto, vediamo un po'. Funziona? La prima avevamo detto che era un mezzo, la seconda 1 meno un quarto, infatti fa 3 quarti. La terza 1 meno un mezzo di questa, quindi 1 meno 3 ottavi, e fa 5 ottavi. Ah, funziona. Che cosa ho fatto? Ho verificato, è come quando verifico i primi numeri nel principio di induzione. Adesso andiamo a fare il passaggio induttivo. Per fare il passaggio induttivo adesso ci devo mettere al posto di Pn, di P con n, ci devo mettere quella formula là. Quindi qua mi viene 1 meno parentesi 2 terzi più meno 1 alla n fratto 3 per 2 alla n. E qua ci devo mettere un mezzo davanti. Va bene? Allora, cominciamo 1, poi qua c'ho meno un mezzo per 2 terzi, quanto fa? Vabbè, facciamo 1 meno un terzo più meno 1 alla n più 1 fratto 3 per 2 alla n più 1. Allora, se ci fate caso, qua ho moltiplicato un mezzo per 2 terzi, qua ho portato il meno con questo e ho aggiunto un esponente perché c'è un meno 1 in più, sotto c'è un 2 in più e quindi da 3 per 2 alla n diventa 3 per 2 alla n più 1. A questo punto semplificate, questo fa 2 terzi, quindi viene 2 terzi più meno 1 alla n più 1 fratto 3 per 2 alla n più 1, che è esattamente la stessa formula scritta per n più 1 al posto di n. Allora, induttivamente questa formula la risolve, quindi questa è la risposta esatta. Ok? Ora, è chiaro che io forse queste due ore avrei fatto meglio a parlare, che ne so, se volevo fare un po' di probabilità, a parlare di lancio di due dati contemporaneamente, quindi quante le probabilità che faccia 7, eccetera, eccetera. Però, perché qua ci voleva un po' di tecnica, è un esercizio un po' più difficile, però se mai iniziate, se mai capite, mai migliorerete. Quindi, anche quando faremo esercizi più facili, ci sarà sempre lo stesso schema. Devo capire qual è la tecnica, devo capire qual è il ragionamento, devo capire cosa mi serve di tecnica, se lo so fare, se non lo so fare. Non devo rispondere i numeri all'otto. Se tu devi riparare una portiera di una macchina, saprai che ti serve uno strumento fatto in un certo modo, ti servirà un certo cacciavite fatto in un certo modo e ti servirà certe altre cose, e poi ti servirà un po' di abilità di averlo fatto qualche volta, perché sennò magari quel tipo particolare di riparazione non la sai fare. È chiaro? Però non è, dici vabbè, intanto giro qua, vediamo che succede. Non lo fai questo con la macchina. E allora perché lo devi fare con la matematica? È chiaro il discorso? Che ore so? No, ci sarebbero 5 minuti. Allora, diventa difficile scegliere un esercizio che riesca a stare in 5 minuti. Beh, facciamo quello che stavo dicendo prima. Solo questo qua. È molto facile, dai. Solo questo c'è. Oh!
anche nell'esercizio precedente, matematicamente io avevo delle ipotesi. L'ipotesi era che ogni sera la probabilità di lancio destra e croce fosse 50 e 50, e che ogni sera che i lanci da una sera all'altra fossero indipendenti. Cioè, adesso lancio due dadi. Sui dadi ci sono i numeri da 1 a 6. Anzi, più precisamente ci sono da 1 a 6 puntini. Quando si va a leggere il risultato del lancio dei dadi, che si legge? Si guarda la faccia superiore e si fa la somma dei due numeri. Quindi il risultato del lancio dei due dadi può essere un numero compreso tra 2 fino a 12. Allora, qual è la probabilità che esca 2, qual è la probabilità che esca 3, eccetera? 2 è un 3 a 6. Allora, ah, questo è un 3 da 6. Perché? Perché per far uscire 2 deve uscire 1 e 1. I due eventi li riteniamo indipendenti, sono un sesto e un sesto, allora le probabilità si moltiplicano. E 12 è la stessa cosa. Guardate che la cosa deve essere simmetrica rispetto a 7, per quale motivo? Perché se qua esce 2, immaginate di ribaltare i dati, esce 6 e 6, quindi la probabilità che sulla faccia inferiore ci sia 6 e 6 è sempre un 3 da 6. Ma per quale motivo ci dovrebbe essere una probabilità che la somma sulle facce inferiori la probabilità che la somma sulle facce inferiori faccia un dot è uguale alla probabilità che la somma sulle facce superiori faccia un dot? Poi 3, vediamo il 3. Allora, 3 sono 2 36esimi. Lasciamo 6 meno 36esimi. Perché? Perché ho 2 1 o 2. O è 2 1 o è 2 2. 1 e 2. E quindi anche qua 4 3 36esimi, perché 4 è 1 più 3, 2 più 2, 3 più 1, e sono tre casi diversi, perché quindi qua 3 36esimi, 4 36esimi, 5 36esimi, 6 36esimi. Se abbiamo fatto i conti bene, la somma dei numeratori deve fare 36, perché queste probabilità sono esclusive, cioè se esce l'uno non esce l'altro, e in totale un numero deve uscire. Quindi facciamo la somma dei numeri da 1 a 5, quanto fa? 15 per 2, 30 più 6, 36. Torna, e quindi abbiamo impiegato i 5 minuti che dovevamo impiegare.